Ancora single coverage, marcatore individuale per Sefolosha. Ancora James che attacca la linea di fondo. E se da lì si avvicina invece che allontanarsi, è una serata lunga per OKC. Esatto. Niente long two, quelli arrivano nel secondo tempo, però bisogna vedere come sarà LeBron nel secondo tempo. Dentro Westbrook con la moto, niente da fare anche stavolta. Tocco a rimbalzo di Collison, ma palla per Miami che sta controllando bene il proprio tabellone. Palleggio e resto tiro per Miami con Wade. E Fisher, che ha segnato un canestro analogo in gara 1, si vede stampare in faccia un canestro che in gara 1 segnavano solo il Thunder, da parte di un Wade straordinario. È un Wade da 7 punti, ma che sta incidendo in profondità nella partita. Harden splendido per Collison, grande taglio dal lato debole di Westbrook, che rischia di sbagliare anche questo layup. Una cosa con Westbrook: non smette mai, 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 assolutamente. Questo canestro non è piaciuto ovviamente a Coach Spoelstra, perché ha visto il primo adeguamento offensivo dei Thunder contro la sua difesa. Non a caso è entrato Nick Collison. Se vi piace un certo tipo di pallacanestro, lui è un ultimo assaggio al cervello. Ma dall'altra parte c'è LeBron, come Sefolosha, il coltello dell'esercito svizzero. Sì, ma se LeBron è LeBron, non ce n'è per nessuno. I migliori realizzatori della stagione: al quarto posto Kevin Love, al quinto posto Russell Westbrook. UCLA e UCLA, insieme UCLA e UCLA, almeno due titoli, due anni di Westbrook minimo, dai. Qua adesso vado via con la moto su sta roba, perché mi ricordo molto bene di quella squadra allenata da coach Ben Howland, che peraltro litigava con due uomini sul terreno di gioco, quei due lì che alla prima occasione buona hanno deciso di portare le labbra in indirizzo nuovo, vale a dire all'NBA. Ma parliamo un po' di LeBron, va là. E parliamo dei post bassi di LeBron. Guardate questa giocata in post basso. Palleggio, palleggio, finta, in controtempo tiro. Palleggio, palleggio, centro dell'area, tiro. Decisioni veloci e avvicinamento. 10 post bassi di LeBron James in gara 1 contro 4 di tutti i Thunder. Ma all'interno di quei 10 post bassi, 4 volte verso il canestro e 4 volte fallo subito, una volta segnando il canestro, nelle altre 6 situazioni andando indietro, sempre senza punti. Bisognerebbe fare l'esame comparato con le immagini rispetto al quarto quarto della partita precedente, mentre abbiamo Cole in campo già presto nella partita, è evidente, e Jones, il che significa che Spoelstra vuole dare più minuti ai giocatori di seconda fascia. James Jones, che non ha giocato gara 1, pare anche per questioni di emicrania. Corto il tiro di James, rimbalzo lungo per Westbrook, e questo è quello che fa un vantaggio di 15 punti. Ti permette di utilizzare la tua panchina e quindi avere dei benefici poi a medio-lungo, soprattutto nel quarto periodo. Partenza del Barba di Mancina, tiene vivo il palleggio, va in mezzo alle gambe, si trova sul cambio con Udonis Haslem, che è il terzo cambio messo in campo da parte di Spoelstra. Direi che il Barba questa sera è venuto. Abemus Barbam. Abemus Barbam e che Barbam. Ultimi 90 secondi del primo quarto. 3 cambi contemporaneamente in campo per Spoelstra, che certo non vuole fare prigionieri. Fischio lontano dalla palla, potrebbe essere fallo in attacco. Blocco irregolare da parte di Udonis Haslem. Di barbe ce ne quante ne volete questa sera. La Chesapeake, come detto nella partita precedente, addirittura era un inserto di un giornale di Tulsa. La barba in omaggio è entrato, ha giocato alla Air Monroe per conto suo, col suo strano ritmo. A sufficienza per tenere Oklahoma in partita, però. Blocco di Collison per Westbrook, riblocco di Collison, ricezione per Harden che va a destra sorprendendo Miller, sbaglia un altro buon tiro che si era costruito, rimbalzo controllato da Haslem e palla per LeBron James, che adesso diventa magnate con l'ingresso di Miller, il nono giocatore, se ben conto nella rotazione di Spoelstra, che ne ha usati sostanzialmente 6 in tutta gara 1. Ricezione per LeBron, qui le decisioni non sono veloci, vediamo cosa fa contro Sefolosha. Comunque attacca, però ci mette troppo tempo. Che difesa di Thabo, super difesa di Thabo, però se gli dai il tempo di collocare lui e il resto della squadra. LeBron non ha dato l'impressione di fidarsi molto dei quattro che aveva sul terreno di gioco, tutti e quattro dei cambi. E Sefolosha ha anche rischiato di avere la rimessa a favore, qui la decisione è veloce ma il tiro è sbagliato. Harden fa viaggiare proprio per Sefolosha, che sbaglia la schiacciata. Westbrook da dietro va a commettere fallo.
primo dato fondamentale. Transizione difensiva dei Miami Heat, anche in una situazione del genere, migliorata. E se migliora, non puoi non far fare contropiede a questi, perché lo fanno comunque, però puoi farli trovare al ferro della gente. E stavolta Jones probabilmente commette quel fallo che Sefolosha si è visto regalare due volte in situazioni analoghe in gara 1. C'è molto più contatto qui rispetto a quello che gli è stato fischiato a favore in gara 1. Secondo banalissimo di Westbrook, che cerca un pallone che non può recuperare. Ne ha due lui e due Durant. Pazzesca palla di Harden, due mani dal petto per mandare Sefolosha in campo aperto, veramente un'altra giocata tratta dalla New York degli anni 70. A proposito, nel corso della trasmissione andremo alla New York del 2011, un mercoledì, la versione di KD, Kevin Durant, del mercoledì da Leoni a New York. Westbrook che commette un fallo sicuramente evitabile, soprattutto in una partita in cui già Kevin Durant ha problemi di falli, e quando quello è il secondo fallo non è una giocata da leader, onestamente. Ancora meno 15 per OKC, adesso aggrappata al Barba che lucra tre tiri liberi di notevole importanza. E beh, d'altronde lui sì che è un veterano, mica Miller. No, beh, è veramente New York nei 70, eh. Schiaccio la sigaretta e chiamo il taxi giallo, mi sento un po' di Thelonious Monk col sax, si è portato a casa tre tiri gratis, ma lui gioca un altro ritmo. Cambia veramente all'ultimo momento il ritmo del tiro, quel tanto che basta per aspettare il contatto di Miller. Harden, Fisher e Sefolosha però in attacco non è tantissimo, no, no. Ci vuole un grande Barba. Ci vuole un grande Barba, ma veramente Monk al piano, gli altri aiutano, le sue improvvisazioni, i suoi cambi di riff, sta mettendo punti su punti. Flavio in precedenza vi diceva: teneteli via nella memoria della partita, perché sono quelli che impediscono a Miami in questo momento di averne già 20. Harden 5, come detto, in poco più di 22 minuti in gara 1. Al momento stiamo viaggiando su cifre ben diverse. Tira un libero per segnarne 10. E poi il resto lo hanno fatto durante Westbrook con un canestro a testa, effettivamente pochino per Oklahoma City fino a questo punto, fatta eccezione per la barba più famosa del basket mondiale, forse anche a Londra con la nazionale americana, in cui è stato incluso almeno a livello di selezionabili in extremis, mossa che potrebbe pagare dividendi per Krzyzewski e compagnia. Palleggio per LeBron James, discrepanza di un secondo e qualcosa tra i due cronometri, perché debba finire sempre così Miami, poi ce lo spiegheranno un giorno. Ecco il perché, ma arriva Ibaka con la schiacciata, se fa lascia per Fisher, se va è buono, ma non va. Finisce 27-15, è la terza volta in questa serie che il finale di quarto non arriva a LeBron James su un isolamento, ma sono 8 per LeBron, 7 pesantissimi di Wade, 6 per Shane Battier e soprattutto 5 su 19 dal campo e 4 palle perse per gli Oklahoma City Thunder, 2 falli per Westbrook e Durant. I primi 12 minuti sono tutti di Dwayne Wade e dei Miami Heat. Lead by 12. Moments ago, Doris Burke with Eric Spoelstra. Mike, thank you. What about that first 12 minutes of defense? What were you doing so well? Well, playing more to our personality. We're an aggressive, physical defensive team, for better, for worse, everything in between. Now we just have to continue that. Dwayne Wade spent an awful lot of time at the rim. How's he getting there? Much more aggressive with his mentality. We want him to attack, even if there's a couple mistakes with that attack. It's great to see him like that. Difesa più fisica è quello che dobbiamo essere, quello che siamo e soprattutto quello che dobbiamo continuare a essere in questa partita. Più aggressivo mentalmente, accettiamo anche un paio di errori da Dwayne Wade. Se ci dà questo, ancora la decisione veloce in avvicinamento, può anche sbagliare questo tiro, si crea chance di rimbalzo d'attacco. E aggressivo è il cliché in assoluto per un giocatore, un allenatore NBA, però Miami è veramente aggressiva stasera, finora. Assolutamente, finora. Però lo deve far sedere un attimo, non vorrà fargli fare ancora 48. A Lebrone? Eh. Se non sono 48 sono 46 come in gara 1, mentre qui Ibaka va a rimbalzo d'attacco e trova il pallone. Miami ha messo a posto nel primo quarto tutto quello che non ha funzionato in gara 1, però c'è ancora un punto di domanda
perché se Kevin Durant è quello da 1 su 3, 0 assist e meno 15 con lui in campo di parziale, allora la partita non c'è. Se invece è quello di gara 1 e gli indizi tendono a portarci su quella pista, e allora è un altro paio.